seconda edizione Tirreno Sport è iniziata con il sorteggio dei gironi. Due gironi, dobbiamo dirlo, veramente, insomma, importanti. Sarà dura, vero Bruno? Ma sì, innanzitutto direi che il sorteggio di questa seconda edizione di Tirreno Sport ha naturalmente dei requisiti. Per esempio la Lazio e la Roma sono state divise in due gironi. Girone A, Lazio, Dinamo Bucarest, Sampdoria e Fiorentina. Nel girone B, la Roma dell'attuale allenatore Claudio Ranieri. È in bocca al lupo alla Roma e a tutti i ragazzi e a tutti i giovani. Roma, Panathinaikos, città di Palermo e Napoli. Questo è il sorteggio per quanto riguarda la seconda edizione del torneo Tirreno e Sport. Da Bruno Pizzula, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, dal 1 al 6 settembre, il torneo più importante a livello giovanile che c'è nel circuito internazionale. A voi tutti, buon proseguimento di giornata. Dietro un gruppo di persone che stanno collaborando, che sono fondamentali. Abbiamo cercato di migliorare tutto ciò che di buono abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo reso il torneo internazionale portando Panathinaikos e Dinamo Bucarest, oltre a Roma, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, Napoli e Palermo. L'obiettivo è quello di dare una vetrina importante a questi ragazzi e penso che la stiamo dando grazie anche alla partnership che insieme a di Sky e che ci darà la visibilità con le dirette delle partite, con il Nike come sponsor ufficiale, tutti con i servizi che ha cercato di ottimizzare i campi, quindi stiamo lavorando per il meglio e tutta la rappresentanza che c'è stata oggi in questa presentazione la dice lunga sulla voglia e la passione che ci stiamo mettendo nel cercare di rendere il torneo uno dei più belli e prestigiosi in assoluto. Grandi campioni del nostro calcio sostengono questo speciale torneo, un torneo che esalta naturalmente le virtù del calcio giovanile. Sì, anche se il livello di primavera è già un calcio giovanile avanzato, perché sono tutti giovani alle soglie della prima squadra, giovani che comunque vengono a una selezione di anni, perciò è già un livello semiprofessionistico, diciamo così, considerando anche le squadre che sono state invitate a questo torneo, sono tutte squadre di primo livello. No, a me il calcio giovanile piace perché io reputo che ancora sia più vicino a quelli che sono i veri valori dello sport. Naturalmente la Roma non poteva mancare in questo importante torneo, un torneo giovanile ma che in realtà è già a un alto livello, ma questo è il vero calcio? Beh, io per rispondere a questa domanda mi vorrei riallacciare ai concetti che ha espresso il mister Olivieri, che sono i miei da tanto tempo, insomma. Il vero calcio è questo, diciamo che è la base del vero calcio. Secondo me questa innovazione che ha sottolineato poco fa e che ne stanno parlando tutti, di mettere una categoria tra primavera e prima squadra, secondo me è determinante. Proprio perché questo il gap che c'è tra la primavera e la prima squadra è enorme, soprattutto la primavera di una squadra d'élite, è troppo forte, troppo grande secondo me, perciò questo di mettere una squadra professionistica, una seconda squadra che fa un campionato prestigioso, che può essere la Serie B, che può essere la C1, secondo me è fondamentale, perché vediamo che ci sono difficoltà proprio per tutti di portare i nostri giovani a giocare in prima squadra. Già avere un confronto con una squadra, con gente di Serie B o con gente di C1, credo, prima divisione, credo che sia importante. E poi il calcio vero, altro concetto importante, infatti ne vorrei parlare con il mister Olivieri, sono quello di riallenare la tecnica, riallenare l'estro, la fantasia, perché negli ultimi anni credo che si sia un po' persa questo. È importante che questo grande evento sportivo si svolga in provincia di Roma. Per questo il presidente Zingaretti e tutta l'amministrazione provinciale ha aderito con entusiasmo, perché si tratta di un gruppo dirigente, diciamo, serio, perché chi organizza questo torneo lo fa con uno spirito positivo, diciamo, e perché ci aiuta anche a valorizzare, a far conoscere, anche per il tramite dei grandi mezzi di informazione, un territorio che è quello della provincia di Roma, che ha grandi potenzialità. Sì, Allumiere è una città che è praticamente votata allo sport e al volontariato soprattutto. Noi siamo 4.200 anime, abbiamo 42 associazioni di volontariato lì.
Poi abbiamo avuto anche qualche nome illustre per lo sport, abbiamo avuto Franco Superchi che giocava nella Fiorentina negli anni 70 e abbiamo diverse squadre giovanili, abbiamo calcio, pallavolo, ciclismo. Quindi questo torneo Tirreno Sport è sicuramente un'opportunità per far conoscere meglio questo comune. Soprattutto per questo, noi a parte siamo stati gli ultimi, alla fine abbiamo aderito perché abbiamo finito il campo sportivo, il nostro è nuovissimo, quarta generazione sintetico. Io credo che sia un'ottima opportunità, un'opportunità che tra l'altro abbiamo già vissuto l'anno precedente e che ha prodotto dei risultati positivi, per cui siamo grati sia alla provincia, alla regione che hanno voluto supportarci in questa iniziativa e naturalmente agli organizzatori, perché attraverso lo sport, che è capace di veicolare tanto entusiasmo, tante energie, si è capito che è possibile valorizzare i territori del litorale nord e per quanto mi riguarda Manziana. Quell'impegno da parte loro c'è stato, noi ne prendiamo atto, abbiamo preso la seconda giornata come diretta e quindi aspettiamo questo evento, quindi all'appuntamento alle 20.45 allo Stadio Fattori di Civitavecchia, quindi aspettiamo questo evento. Tutti di Piaggio, auguri per il torneo, io non parlo bene italiano ma sono un tifoso del giovane. Auguri, bocca al lupo. Sì, in bocca al lupo da Francesco Dotti, mi raccomando. Il girone B era più da Lazio, però uguale.